Onorevole Primo Ministro, le scriviamo su richiesta dei nostri compagni attivisti in Australia che hanno designato il 2 settembre come giornata mondiale delle ambasciate australiane. Ci hanno chiesto di organizzare in quella data dei sit-in davanti alle ambasciate e ai consolati australiani per chiedere che si faccia una pressione più visibile sugli Stati Uniti affinché ritirino le accuse contro Julian Assange e la relativa richiesta di estradizione nel Regno Unito. Ci dicono che tale rivendicazione è a sostegno di gran parte della popolazione australiana e di una significativa coalizione trasversale in Parlamento. Ci dicono anche che nelle attuali relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Australia l'Australia ha il coltello dalla parte del manico, poiché gli Stati Uniti hanno bisogno del territorio australiano per le nuove basi militari che vogliono costruire per fare la pace. Ciò significa che l'Australia potrebbe senza dubbio porre la liberazione di Assange come condizione preliminare per i negoziati. Perché non è successo? Sappiamo naturalmente che il suo governo ha sì espresso delle preoccupazioni per Julian Assange presso le autorità statunitensi. Recentemente, nel 29 luglio di quest'anno, ad esempio, il ministro degli affari esteri Penny Wong ha espresso tali preoccupazioni direttamente al segretario di Stato americano Anthony Blinken. Ma Blinken le ha immediatamente respinte, sostenendo che il suo paese aveva delle preoccupazioni proprie, ovvero che Assange, rivelando i crimini di guerra degli Stati Uniti e del Regno Unito in Iraq e Afghanistan, aveva rischiato di causare un danno molto serio alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma notate la scelta di parole da parte di Blinken. Non ha affermato che Assange avesse effettivamente causato un danno, come è stato falsamente asserito all'epoca delle rivelazioni. Ha semplicemente sostenuto che Assange avrebbe ipoteticamente potuto causare un danno, il che è molto diverso. In effetti il 16 agosto 2010 l'allora segretario della difesa statunitense Robert Gates ha inviato una testimonianza scritta a una commissione del Senato degli Stati Uniti negando che le rivelazioni di WikiLeaks avessero compromesso in qualche modo la sicurezza nazionale. Lo stesso vale per l'affermazione di aver effettivamente causato morti o lesioni personali. Per Gates tali affermazioni sono infondate. Com'è possibile allora perseguitare un uomo per 13 anni e tentare di imprigionarlo per altri 175 solo perché avrebbe causato un ipotetico rischio anni fa? La sproporzione non è forse eccessiva? Questa è l'ovvia risposta che Wong avrebbe dovuto dare a Blinken, ma non l'ha fatto. E avrebbe dovuto aggiungere che i 4 anni che Assange ha trascorso in isolamento in una prigione britannica di massima sicurezza sono più sufficienti a compensare qualsiasi rischio che ipoteticamente egli avrebbe potuto causare. E quindi gli Stati Uniti dovrebbero ritirare la richiesta di estradizione, punto. Invece non ha detto nulla. Questo non è pretendere una posizione risoluta. Questo non è usare la propria influenza per far sì che gli Stati Uniti smettano di perseguitare Assange. Sabato 2 settembre alle ore 17 noi attivisti di Free Assange Roma ci riuniremo davanti all'ambasciata australiana per chiederle di farsi avanti con maggiore determinazione e visibilità per riportare Julian Assange in Australia. Contemporaneamente si terrà un sit-in a Milano davanti al consolato organizzato dal Comitato per la Liberazione di Julian Assange Italia, oltre che a Wellington, Londra, Parigi, Berlino, Monaco di Baviera, Chicago, Denver, Boston,
Tunuzza e in altre città del mondo. Tutti noi le chiederemo in coro di essere d'ora in poi plurisaluto primo ministro dell'Australia. Lei lo sarà, con rispetto, Priya San Jerome.